Ne conosco tanti che ogni mattina si alzano stanchi sicuramente, ma felici di andare a fare il proprio lavoro. E quindi ascoltiamo queste persone, parliamo con queste persone e soprattutto buon lavoro. Anzi, sapete chi ci dice sempre buon lavoro? Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è umiltà. So di non sapere, posso imparare da tutti e ovunque. Chi l'ha detto? L'ha detto il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna. L'umiltà è molto molto importante, ha spiegato, perché ci aiuta a sviluppare il pensiero critico, ci spinge a leggere ad esempio libri e a trascorrere del tempo di qualità con le persone, appunto per sviluppare l'intelligenza emotiva, importantissima oggi in tutti i settori. Bella lezione di Benedetto Vigna. La seconda parola della settimana è come ti senti. Il vero leader è quello empatico, l'abbiamo detto più volte. Quello che, quando ti incontra, quando vi incontra, vi chiede come ti senti al posto di come stai. A raccontarlo chi è? Enrico Galasso, il CEO di Birra Peroni, che ha spiegato: quando tu chiedi come ti senti, le persone ti rispondono non in modo automatico, come quando gli chiedi come stai. E allora? Quando incontriamo qualcuno e quando il vostro capo vi incontra, ebbene dovrebbe chiedervi come ti senti. Bello spunto di Galasso Birra Peroni. La terza e ultima parola chiave della settimana è proponetevi. Ascoltate un po'. Quando pensate di avere i requisiti giusti per una promozione, proponetevi. È importante, l'ho sempre detto alle mie figlie, la parità è conveniente, ne guadagniamo tutti in termini di PIL, di rendimento della produttività delle imprese, di riduzione della povertà e di crescita delle nascite. Chi lo dice? Lo dice la ex presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, ed ex vice direttrice generale di Banca d'Italia, lo ricorderete, cresciuta nella città dell'ENI a Metanopoli, da dove vi stiamo appunto trasmettendo. Quando ero vice direttrice generale in Banca d'Italia c'era la fila di persone che venivano a presentarsi, a proporsi per una posizione. Tutti uomini, ha ricordato. Allora ho preso il telefono e ho chiamato una dirigente impegnata nell'ambito delle pari opportunità. Dunque, quando sentiamo di meritarci una posizione, proponiamoci, non aspettiamo. E allora, dopo la parola umiltà, dopo il come ti senti e il proponetevi, vi auguro buon lavoro a tutti.